Quindi vale la pena che io vi dia qualche consiglio. La sedia rispetto la data del progetto e quindi propongo di nuovo di usare chiodi. Nella scatola che avete acquistato, vi vengono forniti chiodi e anche qualche pezzettino di legno per fare una prova prima. Allora, prima il chiodo va fissato nella posizione giusta con alcuni colpi di martello leggero. Supponiamo che l'attacco sia questo. Quando il chiodo è verticale, allora dare pochi colpi ma secchi. Il martello va sempre tenuto nella parte più distante della parte battente. Altra cosa, se nel legno c'è un nodo, evitate di piantare il chiodo nel nodo, perché il legno è molto più duro e il chiodo si può stortarsi e uscire male. Quindi, se non avete esperienza, io vi consiglio di piantare una decina di chiodi di prova prima di iniziare. I legni hanno lunghezze leggermente diverse. Sul foglio sono numerati, siglati e quindi non sbagliatevi nel prendere i legni. Allora, per prima cosa si prende l'elemento C e lo si posiziona esattamente sul foglio, poi si prende la gamba E, la prima gamba, e si incomincia a fissare. Anche qui bisogna fare attenzione di mantenere le squadre e le lunghezze. Conviene fissare il primo chiodo in alto, controllare che la pianta sia perpendicolare, poi si fissa il chiodo in basso. Ricollocare la tavola in squadra e fissare la seconda gamba. A questo punto va fissato direttamente lo schienale. Si prende l'elemento B, si controlla attentamente la squadra e si incomincia a fissare il primo chiodo. Questo chiodo conviene rifarlo. Non utilizzate mai un chiodo storto. La tavoletta che va nella parte dietro deve essere fissata a 2,5 cm al di sotto, perché il piano d'appoggio deve rimanere inclinato. Quindi si prende una tavoletta e si può misurare. A questo punto si prendono le due tavolette del sedile e vanno collocate in squadra. Prima di fissare la prima, controllare anche la seconda e fissarle. Allora, la sedia è finita, è molto robusta, può tenere una persona
del peso di 300 kg senza rompersi e, anche se non sembra, è molto comodo. La comodità è data dall'inclinazione del piano d'appoggio dello schienale. Tutte le sedie che vedete curve in tutte le direzioni, le curve hanno solo un valore decorativo. La sedia è molto comoda.